Bene, siamo qui davanti a Piazza Montecitorio, è appena terminata il sit-in dei sindacati Cobas, Unicobas e ANIEF e siamo qua con i tre leader dei sindacati della scuola a cui chiediamo quali sono le motivazioni che hanno portato a questa ennesima protesta di piazza. Chiediamo innanzitutto per quanto riguarda la parte della regionalizzazione, il tema caldo di cui si sta parlando in questi giorni, a Piero Bernocchi cosa ha intenzione di fare il sindacato riguardo questo tema. Beh, intanto questo è il conflitto fondamentale contro una regionalizzazione che trasferirebbe i poteri dello Stato sulla gestione della scuola alle regioni, le quali regioni poi lo utilizzerebbero a seconda dei fondi a disposizione che sono differenziati, quindi il primo grosso dramma è che si ingigantirebbe il divario che c'è tra regioni ricche e povere, contemporaneamente però si disgregherebbe anche l'istruzione statale nazionale unitaria, questo è un problema grossissimo, e in più si disgregherebbe anche l'unità delle norme contrattuali, in pratica si creerebbero 20 scuole diverse ed è una prospettiva catastrofica. Bene, Stefano Delrico, tema stipendi, un'altra tematica che affligge molto la scuola, cosa proponete? Beh, innanzitutto di svelare la truffa dell'accordo sottoscritto alla CGIL, CISL, UIL, Stanze e Gilda, che ci hanno lasciato soli in questa battaglia, però hanno perso loro perché la scuola ha scioperato. E cioè che hanno concordato un contratto a tre cifre, non c'è un euro dentro il DEF va votato adesso per il prossimo anno, si sono venduti anche l'anno in corso che passa in cavalleria e soprattutto non c'è nessuna volontà politica di fare un contratto degno di questo nome per la categoria peggio retribuita dell'Unione Europea. Per fare questo bisogna uscire dal DL 29 del 93 che lo impedirebbe aumenti superiori all'inflazione programmata. Certo, questa roba non si può risolvere con le gabbie salariali e con una regione che retribuisce di più a danno di un'altra che retribuirebbe ancora di meno. Bene, Marcello Pacifico, uno dei temi caldi è quello del precariato. Voi difendete i precari da diversi anni. Da questo punto di vista sembra che ci siano aperture finalmente da parte del governo, cosa pensate a proposito? Ma riteniamo che queste aperture del governo e comunque anche le proposte portate avanti dagli altri sindacati siano inutili e siano anche fallimentari. Continueremo ad avere il prossimo anno 150.000 supplenti chiamati e in più in queste proposte ci si dimentica di una grande platea di precari, per esempio di tutti coloro che sono abilitati a cui viene impedito l'accesso nelle GAE, si dimentica degli idonei, degli ultimi concorsi, dei vincitori, si dimentica anche di quelli che hanno superato i concorsi riservati e sono in 35.000 col FIT, tutti questi sono precari, come sono precari quelli con 36 mesi che non vogliono un nuovo corso a pagamento abilitante per inserirsi in una nuova graduatoria per essere assunti fra 40 anni, vogliono essere assunti perché insegnano nelle nostre scuole da tanti anni e non è giusto tenerli come precari. La soluzione era semplice, riaprire le GAE, fare corsi gratuiti per quelli con 36 mesi e quindi fare incontrare offerta con domanda. Bene, una domanda per tutti, 10 secondi, cosa intendete fare adesso, subito dopo questa manifestazione, anche alla luce della rinnovata divisione con gli altri sindacati? Beh, intanto va precisato che la divisione l'hanno provocata loro perché abbiamo fatto tutto il possibile per fare una manifestazione insieme ed hanno perso perché oggi lo sciopero che è intorno al 20% delle principali città va ben oltre le nostre forze. A settembre si gioca la partita perché adesso la partita non si chiuderà entro l'estate e lì dobbiamo giocarci la carta sapendo che molti lavoratori ci verranno appresso al di là delle decisioni che prenderanno CGIL e CISL. Enrico Unicobas. Da domani un giorno nuovo, ricordo che l'anno prossimo ci sarà la rielezione, almeno ci dovrebbe essere, almeno non faccio un colpo di Stato, del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, dove tutti i docenti e gli ATA possono votarci, quindi non solo quelli dove abbiamo presentato una lista come nella truffa delle elezioni RSU.
E lì, dove per esempio a Roma queste tre forze già presero il 30% alle ultime, si giocherà la partita vera della rappresentatività. Grazie Pacifico. Siamo pronti nel momento in cui il governo finalmente chiamerà anche Anief, che ha raggiunto la rappresentatività, a portare avanti le istanze oggi della piazza che abbiamo portato avanti insieme nei tavoli, a cercare di convincere gli altri sindacati e il governo a scelte semplici, anche a volte a costo zero, ma di buon senso, che rispettino i diritti di tutti i lavoratori. Bene, ringraziamo i leader Unicobas, Cobas e Anief.